La Polizia di Stato di Crotone, su mandato della DDA di Catanzaro, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 49 persone accusate di associazione armata finalizzata al traffico di droga e reati connessi alle armi. Di questi, 40 sono stati condotti in carcere, 4 ai domiciliari e 5 sottoposti all'obbligo di firma. L'indagine ha coinvolto famiglie del quartiere di Acquabona e della frazione Papanice, ritenute al centro dello spaccio locale. Tra gli arrestati spiccono i nomi di Armando Domenico e Francesco Bevilacqua e di Antonio Domenico Passalacqua, operativi nel quartiere Acquabona, uno dei principali epicentri del traffico di stupefacenti. A Papanice, sotto il dominio della Cosca Megna, è stato arrestato Pantaleone La Ratta, mentre nel quartiere Gesù, altro snodo cruciale dei traffici, sono stati coinvolti Andrea La Forgia e i fratelli Francesco e Antonio Macri. In queste zone, già teatro in passato di scontri armato e in pieno giorno, le attività criminali hanno continuato a prosperare fino all'intervento delle forze dell'ordine. Tra gli indagati figura anche un cittadino albanese. Arresti sono stati effettuati anche a Cirò e Isola Capo Rizzuto, consolidando un'operazione che rappresenta un duro colpo alle reti criminali locali. La misura cautelare che è stata eseguita oggi ha interessato un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che ha sostanzialmente monopolizzato il mercato della sostanza stupefacente nell'area crotonese. È un'organizzazione radicata in quel contesto territoriale, ma con canali di approvvigionamento che spaziano dalla Locride per quanto riguarda la stupefacente del tipo cocaina, dalla piana di Gioia Tauro sempre per quanto riguarda l'approvvigionamento della cocaina, ma anche dell'area pugliese attraverso dei soggetti di nazionalità albanese, secondo quello che è un canale tradizionale dell'approvvigionamento dell'eroina nel territorio del crotonese. Accanto a questi canali di approvvigionamento c'è anche l'attività di coltivazione di sostanze stupefacenti che è avvenuta sul territorio, appunto, tant'è che sono state sequestrate 3 piantagioni di marijuana che erano state impiantate nell'area del Crotonese. È una organizzazione particolarmente agguerrita che ha evidenziato anche il suo carattere armato, perché sono state individuate e sequestrate diverse armi da fuoco nella disponibilità degli esponenti dell'organizzazione criminale. Sì, gli investigatori della squadra mobile di Crotone sono stati particolarmente efficaci perché hanno abbinato, diciamo, una intensa attività di intercettazione ad una importante attività svolta sul territorio di riscontri. Questo ha consentito anche di documentare non solo le attività di traffico e spaccio di droga, ma anche di rinvenire armi, documentare episodi violenti legati al pagamento della sostanza stupefacente. Quindi, come dire, mi piace sottolineare, sebbene io appartenga a un ufficio centrale, quanto queste attività siano in grado di incidere anche sulla serenità, sul vivere sereno in una realtà così complessa come quella di Crotone. Nel corso delle attività investigative, come già detto, sono stati numerosi sequestri sia di armi che di droga. Chiaramente sono state sequestrate anche piantagioni di marijuana, ma diversi chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina e marijuana. Per quanto riguarda le armi, sono state sequestrate almeno 7 armi comune da sparo e circa 360 munizioni di vario calibro. Questo quindi a dimostrare la forza dell'associazione, che si è dimostrata anche attraverso il possesso di armi che all'occorrenza venivano utilizzate anche solo per, diciamo, spaventare o comunque per minacciare possibili contendenti delle piazze di spaccio, perché poi, ecco, l'associazione si muoveva anche proprio per monopolizzare, per suddividere le piazze di spaccio della città.